i diritti degli ammalati, degli anziani, degli assistiti, dei minori, di tutte le categorie. Sono troppe le mensilità arretrate, sono troppe le problematiche, abbiamo necessità di avere un confronto immediato. Il sistema va riformato, ma soprattutto le strutture devono essere messe in condizioni di poter camminare con le loro gambe, anche economiche, perché fanno un lavoro veramente di serie A e non di serie B. Io voglio precisare che le strutture che sono oggi sopravvissute non è perché sono state più brave o hanno più soldi di altri, è perché in questo momento sono indebitati con gli istituti di credito bancari. Lo Stato sociale non può essere qui, non deve essere qui oggi. Lo Stato sociale deve essere dentro ognuno di noi nel lavoro che facciamo, sia la politica, sia il funzionario, sia il dirigente. È lì che vive lo Stato sociale, non nelle proteste. Vi prego, aspettiamo di essere accolti ancora una volta.